Sì, grazie Presidente. In questo caso ci riferiamo agli impianti sportivi che hanno concessione scaduta e per i quali sono state attivate le procedure di affidamento, i quali hanno comunque un'attività da portare avanti, quindi nelle more dell'assegnazione definitiva che avverrà. Ahi noi, come sappiamo bene, nessuno sa dire quanto, perché poi i tempi impiegati dalla Commissione per arrivare all'assegnazione definitiva sono appunto in alcuni casi anche molto lunghi. È importante che il concetto di anno sportivo, che è uguale, identico a quello dell'anno scolastico, che tutti noi abbiamo ben presente, venga considerato, quindi a nessuno verrebbe in mente di iscrivere il proprio figlio in prima elementare a febbraio, e la stessa cosa in realtà avviene per i corsi sportivi, quindi ci sono delle strutture che hanno bisogno adesso di essere pronte per poter partire a settembre con i corsi. Faccio un esempio specifico, il bando per la piscina della Garbatella, di Lazio Nuoto, che conosciamo tutti. In quel caso c'è un bando in corso e sappiamo che la procedura non si concluderà in tempo utile per poter avviare l'attività a settembre. E chiediamo quindi un impegno, un atto politico, perché l'amministrazione interpreterebbe in maniera rigida le norme e quindi, ahi noi, rischierebbe di portare a un blocco dell'attività. Ci prendiamo noi questa responsabilità, vogliamo dare noi questo indirizzo, penso che sia un indirizzo condiviso da tutti, considerare quindi che è importante che l'anno sportivo, così come quello scolastico, inizi da settembre e quindi chi è oggi in condizione di poter assicurare la continuità del servizio lo possa fare. Grazie.